nuove rotte, nuove tariffe. Vola con noi da Forlì verso Atene, Mykonos e tante altre destinazioni in Sardegna, Sicilia e Grecia. Scopri la nuova promozione Go to Summer. Più di 5.000 posti a soli 29,90€ tasse e bagaglio a mano inclusi. Prenota subito nella tua agenzia viaggi o su gotofly.it. Buonasera, ben tornati al Caminetto di Milano Marittima per il nostro consueto salotto. Questa sera con noi, e li vado subito a presentare, tre ospiti, ma sono sempre straordinari, quindi mi ripeto per l'ennesima volta. Deborah Donati, la presidente del bagno della Spiaggia dei Valori, del bagno Insieme a Te, poi ne parleremo. Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ben arrivato. E poi un regalo che mi ha fatto oggi, ci siamo messi d'accordo oggi se poteva venire, è l'unica data libera che aveva fra giugno e settembre, Moreno, il biondo Conficoni, grazie Moreno. Mi hai sorpreso per aver proprio specificato, ho visto che sei a casa. Era l'unica data libera in 6 mesi. Però è bello avere anche queste occasioni. Stasera non ti faccio suonare, dai. Tu sai però che io ho sempre con me il clarinetto. Hai qualche strumento? Io il mio clarinetto in do c'è sempre con me. Ma dov'è? Dove l'hai appoggiato? Ma allora dopo la sosta ci fai un finale col Assolutamente. È una sorpresa, quindi dovete ascoltare tutta la puntata. Grazie Moreno. 20 secondi, ma non adesso, 20 secondi li prendiamo adesso. L'ultima parte ci suoni qualcosa, a tra poco. Bentornati al Caminetto per il nostro appuntamento consueto settimanale. Vorrei, prima di dare la parola a Deborah, la teniamo per ultima, parlare con Marco Panieri, sindaco di Imola. Qui abbiamo messo insieme la solidarietà, le istituzioni e la musica, che è un legame anche per Imola, se vogliamo. Intanto buonasera a tutti e grazie per questa serata, perché penso sia l'occasione, come sempre, di ritrovarci e di riparlare un po' delle cose che capitano e anche quelle che capiteranno. E quindi penso che unire le nostre comunità attraverso anche questi tre elementi, diciamo la musica, le istituzioni e soprattutto il tema dell'inclusività e del turismo, è molto importante. Ecco, perché anche se Imola non ha il mare, perché in questo momento noi dialoghiamo un po' con la Romagna, siamo quel trattino che unisce l'Emilia e la Romagna, però ci piace rappresentare questo legame che in realtà c'è anche con loro direttamente. Penso all'Istituto Montecatone che ci collega, ma penso anche ad esempio alla musica, poi lo dirà bene lui dopo, un bellissimo debutto, e quindi penso che in questo gioco di squadra possiamo anche rappresentare quello che è un po' la nostra regione, ricca di tante eccellenze che vuole cercare di mettere al centro e vuole collaborare e trovare delle sinergie. E poi c'è quella Motor Valley che ci dà quella forza anche per affrontare al meglio, pensiamo agli eventi appena trascorsi. Quest'anno è stato un anno per noi molto importante. Adesso, se vogliamo, ne parleremo, ne abbiamo parlato piccola anche in altre puntate con altri ospiti, ma non possiamo non parlare della Formula 1, della Motor Valley e del Tour de France, quindi dopo ne parliamo. Insieme a Te, che cosa rappresenta questa associazione? Deborah Donati. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Insieme a Te è una spiaggia inclusiva per tutti. Oggi è una spiaggia che possiamo dire che in prima è tutta Italia, e oggi abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Per tutti vuol dire che siete attrezzati anche per ricevere persone che hanno difficoltà motorie. Sì, così. Infatti adesso da ultimo diciamo sempre per tutti, anche per persone con gravi disabilità. Ho imparato bene, insomma. Esatto, così. Senti Deborah, sono un bagno straordinario che finalmente è stabile, perché fino all'anno scorso non lo era, montavate l'infrastruttura e la smontavate a fine estate, e vi siete anche ampliati per ricevere più ospiti, perché avete una lista lunghissima. Sì, la lista è già molto alta, molto lunga, ovviamente la spiaggia è già piena, purtroppo il problema rimane sempre la questione degli alloggi, che ancora sono pochi, i nostri setti purtroppo ancora non bastano. Perché riuscite a ospitarli anche come alloggi a Punta sì. Marina? I nostri ospiti vengono da tutta Italia, anche dall'estero, ad esempio oggi è venuta anche una rete tedesca a fare delle riprese, proprio perché per incentivare anche il turismo tedesco. Sì, i servizi ne abbiamo visti naturalmente diversi, anche in Rai, il bagno è stato inaugurato il 9 luglio dalla ministra. Ma mi chiedo, Deborah, perché in Italia, in Emilia Romagna c'è solo il bagno Insieme a Te, in Italia se vogliamo ce ne sono altri due, mi pare, due, tre, ma non attrezzati come il vostro. Perché?
è un ritardo mentale? No, secondo noi è solo questione di tempo, nel senso che è solo semplicemente una questione di pensare, di vedere qualcosa che magari normalmente ci spaventa. Invece, ad esempio, anche noi portando tutti questi giovani, perché comunque in un'estate passano almeno 500 ragazzi che vengono da tutta Italia, quindi avvicinarli, diciamo, alla sofferenza fa sì che questa sofferenza in realtà non faccia più male. E l'abbiamo dimostrato anche quest'anno, nel senso che tanti ragazzi che sono venuti dalle parrocchie si trovano davanti magari persone traumatizzate, quindi con ossigeno, arrivano in ambulanza i nostri ragazzi, e però loro di fatto questa disabilità qui non la vedono più. Quindi quello che noi crediamo, e insomma ce ne stiamo rendendo conto anche soprattutto quest'anno, è di avvicinare più persone possibili. Cioè noi dal 2018 sono passati 1600 volontari e siamo convinti che queste 1600 persone, qualcosa in loro comunque sia cambiato, e sicuramente anche le persone con disabilità non le guarderanno più con l'occhio che le guardavano prima. Mi viene da dire che bisogna lavorare, come sta facendo Deborah, sull'educazione, sul rispetto, sull'etica. Forse questo è il passaggio importante anche per le scuole, perché lei parla molto di ragazzi. Beh, la comunità, il senso della comunità è tenere tutti insieme, quindi quello che ci diceva Deborah è sicuramente la chiave di lettura giusta, la formazione, la cultura, ma anche il coinvolgimento, perché molto spesso, se penso a quello che è il legame per la disabilità in una città che ha appunto la struttura con Montecatone, quindi vediamo anche diversi casi, anche nella quotidianità, perché poi la longevità porta anche a qualche disabilità che lungo il percorso si può affrontare, e cercare di tenere tutti insieme può essere, anzi è sicuramente la chiave di lettura giusta e il messaggio più positivo. Anche nella città devo dire che anche noi, con ovviamente con un passo per volta, cerchiamo di rendere delle opportunità, e penso anche agli eventi che abbiamo messo in campo, stiamo cercando di lavorare su quel turismo inclusivo che vuole parlare a tutte le famiglie, perché questo è l'altro elemento importante. Poi è ovvio che ogni anno si fanno passi in avanti, pensiamo alla Formula 1, anche quest'anno abbiamo dedicato un'attenzione particolare coinvolgendo anche le associazioni del territorio, perché abbiamo coinvolto Hauser, abbiamo coinvolto altre associazioni che si sono messe in gioco per supportarci durante eventi che sono molto grandi, e quindi negli eventi grandi bisogna poi tenere sempre tutti insieme attenti. La famosa rete un po' che lei è riuscita anche a creare, perché lei lavora con lo IOR, con Montecatone, lavora con l'azienda sanitaria, si riesce ancora a fare questa rete o a volte si fa la figurina della rete e poi non funziona? Io credo che sul territorio ci siano molte associazioni che si impegnano tanto, e molte di queste associazioni partono dai familiari, delle persone vicine ad altre persone che si mettono in gioco direttamente per dare il supporto. Abbiamo anche dei casi proprio vicino a Montecatone dove diciamo si affiancano i familiari proprio anche in un percorso, da un lato di supporto e dall'altro quello che è nella quotidianità, e questo molto spesso parte da un ragionamento anche dei più giovani, perché poi se c'è un'attenzione, una cultura, si cresce anche da questo punto di vista. Ovviamente c'è molto da fare, con questo che quello che ci ha rappresentato lei, i numeri che hai anche detto tu, due o tre in Italia e uno in Emilia Romagna, sicuramente ci evidenzia quanto effettivamente c'è molto da fare, ecco, da questo punto di vista. Dicevamo in apertura, l'unica data libera, Moreno, quante date fai in un anno? 200-250? D'estate? Sì, siamo veramente... 150? Sì, l'estate è full... Da metà maggio fino a metà settembre, perché grazie a queste iniziative che si fanno anche nella mia località turistica, che è Gatteo Mare. Io ogni tanto sono lì nascosto, tu non mi vedi, ma io frequento molto l'area fra Villa Marina e Gatteo Mare. Vabbè, riusciamo ad avere, con la musica popolare, quella romagnola che sappiamo, un turismo veramente forte, perché giochiamo su questo fatto di avere la realtà vera del liscio, quindi Casadei, anche sottoscritto, che negli anni ha costruito veramente un racconto musicale che va oltre al discorso proprio legato alla famiglia Casadei, e quindi è un turismo che arriva già da metà maggio con una sorta di New Orleans, capitale del Dixieland. Se vuoi sentire il Dixieland vai lì, se vuoi sentire il liscio vieni a Gatteo, perché è una capitale del liscio, con i Casadei che sono nati lì, e appunto io che ci lavoro da tanto tempo. Sei venuto in trasmissione qualche anno fa e già sperimentavi, già parlavamo, sì, delle sperimentazioni. Bravo. Poi è arrivato Extra Liscio, bravo, è arrivato Sanremo, sì. Ti piace ancora sperimentare? Sì, questo progetto che è stato tenuto a battesimo a Imola in un centro storico meraviglioso, perché si parlava adesso, quando eravamo anche fuori onda, sul fatto di riportare i centri storici, quelli con anche piazze grandi,
che il problema è anche quello, con la musica, con le iniziative anche di solidarietà, è bellissimo quello che diceva prima, ma poi a me colpisce molto l'attenta leggerezza nel parlare di queste cose, perché voi fate tantissimo, così come per come anche siete nel farlo, che è fondamentale per rendere una tranquillità, una serenità poi chi arriva lì. E la musica fa uguale, noi cerchiamo con il nostro mondo musicale che è liscio, che è la tradizione, di andare avanti in un'evoluzione, non più una contaminazione. Per me non c'è più la contaminazione, forse con l'orchestra liscio si andava lì. Io a Imola ho avuto il battesimo di una Romagna 2.0 con questo progetto che va avanti con liscio, non c'è più contaminazione, diventa proprio un percorso che può essere quello del tango, che ha avuto la musica latina, che ha avuto il rock, perché parliamoci chiaro, il rock non è italiano, il tango non è italiano, diciamo che il ballo in una balera e in un contesto generale di un format che è il liscio è italianissimo. Imola ama la musica, no? Però quest'anno ci sono stati meno concerti, sindaco, sgridiamo subito. No, ci stiamo lavorando, nel senso che no, ci siamo molto concentrati. Allora, innanzitutto il territorio come l'Emilia Romagna si è messa molto in gioco, da un lato sulla Sport Valley, dall'altro sulla Music Valley, poi tutto il tema delle eccellenze, penso che stiamo lavorando veramente in un gioco di squadra molto importante. E quest'anno ci siamo concentrati molto sul tema auto e motive, in particolare le auto, perché era per noi importante, era l'anno di Ayrton Senna, l'anno di Roland Ratzenberger, e siamo partiti da lì, siamo partiti con un grande evento internazionale attraverso la diplomazia sportiva, abbiamo avuto i tre ministri degli esteri, italiano, il ministro austriaco degli esteri e il ministro brasiliano, e insieme abbiamo lavorato su quella, una diplomazia sportiva in un momento significativo per il mondo, perché oggi se pensiamo sono tantissimi conflitti e il tema della pace, della cultura e anche del dialogo, e i due temi anche che affrontiamo questa sera in parallelo sono sicuramente in questa direzione, sono fondamentali per le comunità. Non per sviare la domanda sui concerti. No, è che l'autodromo si presta ai grandi eventi, no? No, però diciamo che abbiamo lavorato dopo su un grande ritorno del WEC, quindi Mondiale Endurance 48 coperte, che abbiamo chiuso l'accordo fino al 2028 con Terre Motori, col Konami, con tutti i territori, e poi una grande edizione record della Formula 1, perché parliamo di oltre 210.000 persone, 95.000 persone solo la domenica, delle quali sono venute 27.000 in treno, quindi anche la sfida del treno. Dopo faccio subito l'altra domanda, continuiamo anche nel 25. Ci stiamo lavorando con ottimismo. 25 è, diciamo, oggi confermato, stiamo lavorando sul 2026 che è la nuova sfida, e poi chissà se riusciamo a lavorare con Stefano Domenicale anche per allungare il contratto di altri 5 anni per il nostro territorio. Però per stare sui concerti, il tema della musica è un tema essenziale, come diceva anche Moreno, il tema del centro storico, noi siamo partiti da manifestazioni come Imola in Musica, ma se torniamo ancora più indietro abbiamo il grande concerto di Vascorso nel 98 e poi l'Heineken Jamming Festival sicuramente dopo. Noi stiamo lavorando per tornare su un format tipo questo standard qui, cioè pensare a concerti anche più di un giorno, magari piccoli festival, piccole cose che poi mano a mano crescono e diventano e tornano a essere grandi. Oggi le abitudini sulla musica sono un po' cambiate, nel senso che se pensiamo all'autodromo, io non voglio parlare di generi e di ambiti culturali, musicali, ma noi eravamo abituati a avere, siamo abituati a avere una location, quella dell'autodromo, che è tutta sull'asfalto, è una come dire, molto interessante dal punto di vista delle auto, delle moto, molto interessante come contenitore, anche molto polifunzionale, ma ricca di luoghi tutti asfaltati. Quindi oggi stiamo pensando anche un'area nuova per ospitare i concerti, per ragionare su alcune cose, e lo vogliamo fare con una dinamica un po' diversa. Quindi quest'anno è stato l'anno un po' del costruire, quindi abbiamo lavorato per implementare alcune zone della polifunzionalità e lavorare anche ad esempio su tutta una serie di eventi per noi molto importanti. Da un lato pensiamo agli eventi di formazione tipo Moto Woman piuttosto che altre cose, e dall'altro ad esempio quello che è lo sport a 360 gradi, perché campionati italiani di duathlon piuttosto che altre occasioni. Come dicevi tu prima, non solo il Tour de France che ha attraversato, perché devo dire che l'autodromo di Imola, e chiudo su questo, sul ciclismo sta facendo delle volate importanti, perché è partito nel 68 con il primo mondiale, nel 2020 il secondo mondiale, i campionati italiani, poi il Tour de France, e da pochissimo
è passato anche il Giro Italia Woman, che era per noi una grande sfida, perché ci siamo ripartiti da qui anche su quello che è la chiusura del ciclismo e dell'Empower. Sul Tour de France dirò una cosa dopo, che è stata detta in questa trasmissione sia da Davide Cassani che da Stefano Bonaccini in due puntate differenti, ma prima volevo insistere sul ragionamento della musica. Molte città, a volte anche regioni, lavorano sulla musica settoriale, penso al jazz, penso al rock, penso appunto ai vari generi, per dare un legame alla città e a quel tipo di musica, per differenziarsi. Imola come deve ragionare con la musica? Penso a Forlì, no? Cara Forlì, dopo magari ragioniamo su questo, Moreno. Beh, sicuramente noi intanto parliamo alle generazioni, perché abbiamo cercato di valorizzare diciamo eventi diversi in momenti diversi. Imola in musica, oppure il Centro Fiorisce Maggio, che è l'evento che ha visto debuttare appunto Moreno, è un evento che apre la primavera. Imola in musica ad esempio chiude l'estate, lo faremo adesso a fine agosto, i primi di settembre. Abbiamo già il calendario? Esatto, dopo cioè, siamo spoileriamo? Fine agosto, il primo weekend di settembre, e sarà musica gratuita in tutte le piazze, in tutte le vie, in tantissimi, sono tantissimi palchi, e lì il focus di quell'evento è soprattutto mettere in scena i giovani, giovanissimi, quelli che si approcciano alla musica per la prima volta, per i primi concerti, le prime iniziative. Poi c'è un palco, due palchi, che sono quelli più importanti, dove lì ci mettiamo gli artisti nazionali, internazionali, che vogliono esibirsi e che regalano alla città un momento anche di abbraccio di generazioni. Quest'anno l'abbiamo concentrato anche sul tema della musica per appunto coinvolgere i centri giovanili, dove presentano alcuni dei pezzi, ma facciamo anche delle iniziative veramente particolari, non so, il concerto all'alba, che può essere un'occasione anche per vedere dei luoghi culturali, viverli diversamente, e poi l'autodomo, per dire, l'anno scorso avevamo realizzato questa prima edizione di Imola Summer Sound, che era un format molto underground, molto urban, legato proprio ai giovanissimi. E adesso invece stiamo pensando a questa idea di festival continuativo su più giornate, che magari deve sposare un nuovo luogo. Quindi non c'è non ci siamo caratterizzati con un genere musicale, ma stiamo cercando di rispondere alle tante esigenze insieme ad altre città. Sindaco di Imola è incredibile, perché ricorda delle cose che io non ricordo, a Vasco Rossi del 98, che lui magari non era neanche nato, e poi ha questi termini, 8 anni. Poi questi termini molto giovani, giustamente perché è giovane e sa bene indirizzare anche i ragazzi che poi sono la generazione del futuro. Moreno, la dico come battuta, si suona bene sia a Imola che a Forlì? Guarda, con Cara Forlì c'è un legame. Ha toccato, sì, Cara Forlì è la città della mia gioventù, ho frequentato il conservatorio lì il Masini da ragazzino, mi sono ritrovato con Danilo Rossi, prima viola della Scala, dopo 35 anni non ci vedevamo, studiavamo insieme, ci siamo ritrovati per un obiettivo, riportare quella piazza a quella che era la piazza del primo maggio Casadeiano. Se te la ricordi, c'era sempre un appuntamento il primo maggio. Secondo Casadei. Esatto. Me lo ricordo le foto, Raul. Non c'ero, perché lì siamo un po' indietro nel siamo tempo. Indietro negli anni. Sindaco sicuramente non era nato, io sì, ma non me lo ricordo. Io mi ricordo che andai proprio a cercare di motivare l'amministrazione per far sì che quella piazza tornasse un centro di incontro musicale, perché lì c'era tutto, si andava a fare i contratti con le strette di mano, c'era il musicista Forlì aveva la sua casa. Ma la cosa importante secondo me è quella che avevi accennato sulle tipologie della musica, il festival. Adesso bisogna creare questi piccoli festival, che siano di 2, 3, 4, non so i giorni, quali che si possono, su quali si possa ragionare, ma il festival ti permette, se tu hai una radice folk, se hai una territorialità forte a livello musicale, di accogliere qualsiasi musica. Io su questo progetto nuovo lavoro proprio in questa direzione, porterò a Galeata, che è il mio paese d'origine, un festival che si chiamerà La Vallata del Bidente, Galeata, il prossimo anno, Civitella, Santa Sofia, bravo. Conosco bene. A Forlì, Cara Forlì, l'ho pensata, io quella piazza... Quando sono stato lì a Imola, questa ragazzi, questa è una piazza che deve avere, che ne so, una balera a cielo aperto, deve avere quei sogni del musicista che fa liscio, ma che sa che quel liscio lì può essere una musica internazionale, perché può abbracciare qualsiasi genere. Quindi spero che veramente possa avere il sostegno, è il sindaco, ma però non è da solo, deve avere tutte le persone che lavorano, io ho tanti amici lì, anche come si chiama quel ragazzo, quel ragazzone, Robustello, che lavora tantissimo, adesso non mi ricordo il nome, volevo dirlo.
mi sfugge. Chi è? Davide? Davide, bravo. Davide Lazzarini. Io lo chiamo ragazzo. È di Mordano lui. No. Vicino. Non è di Imola, vero? Però lui è sempre in prima linea. Davide, quelle persone lì sono straordinarie. Lui riesce a fare anche l'imitatore, non solo... No, è fantastico. Quindi vedi, si va da... Ma adesso chiudo con una battuta la questione della musica, sindaco. I grandi artisti amano Imola. Siete stati bravi anche a creare una città di ospitalità, perché Cremonini ha ricevuto anche un premio da voi. Vasco ricorda comunque sempre i suoi concerti a Imola. Beh, diciamo che il gioco di squadra fa la differenza. Io penso anche quelli che sono dietro le quinte, il mondo della musica si è messo molto in gioco e a Imola ha trovato un terreno fertile, una disponibilità, un dialogo. Io devo dire, ho lavorato con tanti in quegli anni lì, Live Nation, Studios, altri gruppi, e si sono posti secondo me bene con la città, hanno trovato un punto di dialogo, avevano un progetto fermo e gli artisti si sono messi in gioco molto bene, altrettanto dall'altra parte, e hanno trovato un territorio che li ha fatti sentire a casa. Cremonini è stato molto coinvolto dal pubblico, lo si vede anche nel live del concerto, durante tutti i momenti. Poi ci sono dei momenti che sono veramente unici. Lui ricordava che nel 94, era quando è mancato Senna, era lì con suo padre, e quindi quando cantava a Imola e quando ha cantato durante quel concerto, da quando Senna non corre più, si sentiva proprio le vibrazioni e il pensiero proprio forte che l'ha coinvolto sia al cuore che alla mente. Quindi quando qualsiasi cosa noi facciamo coinvolge i sentimenti, le emozioni, allora diventa ancora più forte, quel progetto ancora più grande rafforza le sue radici. Quindi sono convinto che magari deve cambiare la location, devono cambiare alcuni elementi, perché l'asfalto è rovente quest'estate, ecco, insomma, però bisogna saper cogliere le sfide. Anche nei festival, però, qualche nome che possa attirare l'attenzione ci deve essere. Abbiamo qualche nome da dire? Adesso presto. Stiamo gettando delle buone basi, però. Presto, non ce lo dice. Voglio tornare allora da Deborah Donati, perché nelle terapie, mi perdonerà, è molto importante la musica. Nel vostro bagno si balla, si canta o no? Eh beh, assolutamente sì, c'è tanta musica anche da noi, ovviamente è importantissima, anzi, vabbè, poi con tanti giovani è inevitabile che non ci sia, però è molto importante, sì. Io adesso volevo fare un piccola parentesi: da bambina avevo mia mamma e mio babbo che mi portavano sempre nelle balere, quindi io sono anch'io cresciuta nel liceo da sempre. Quindi, avevo quindi sei anche ballerina? 5-6 anni che ero sempre in queste balere fino a mezzanotte. Guarda, ti dico una ieri sera ho finito una serata a Gatteo, ho finito lo spettacolo, sono uscito, erano le 11:30, c'erano i ragazzini che andavano a fare, che non si potrebbe, a fare i tuffi, che io sono andato subito a dargli un cicchetto. La prima cosa che mi ha detto: Morelli Biondo, io venivo qua con mia mamma. Cioè, tutti, e mi ha fatto un selfie di quelli. Vedi che proprio c'è questa generazione adesso di ragazzi giovani, che se noi questo mondo del folk lo proponiamo in un contesto che possa essere percepito bene da quell'età, è un futuro che andrà avanti per altri decenni e decenni. Dobbiamo essere bravi a avere il dialogo giusto con questi ragazzi, perché loro sono cresciuti, è quella generazione che è cresciuta con i nonni, che come ha fatto l'esempio lei. Dobbiamo essere bravi. Quindi balli anche? No, adesso non è perché che dopo sia. Se lui suona il ballo qualcosa diventa secondario, è secondario il ballo. Secondario meglio di no. È il divertimento. È il divertimento la priorità. Perché l'anno scorso, quando il sindaco è venuto qui, l'abbiamo fatto cantare. Ha cantato un pezzo di Romagna Mia, Romagna perché mia, c'era il basso con il signor Claudio Bollinelli, che gli ha accennato prima Romagna Mia, poi Siamo solo noi, perché quel passaggio lì... con la Lisa Manara. Con Lisa Manara, siamo riusciti a farla cantare. Quindi magari dopo facciamo ballare Deborah Donati. Anche no, eh? Anche no. Vabbè, lo scopriremo dopo. Moreno, però una domanda che forse ti ho già fatto qualche anno fa. Sei stato a Sanremo, hai avuto grandi soddisfazioni... Però il nostro liscio, la tua musica che ti ha e ti porta ancora nelle grandi platee, a Sanremo frena. Mentre magari arriva cantautore, con tutto il rispetto, napoletano, che canta napoletano, che non capisco niente, e lui c'è e magari arriva anche secondo. Beh, quella è una capacità di avere il dialogo giusto che avevo appena detto verso i giovani. Noi siamo molto indietro da quel lato lì. Quindi ci stai lavorando. Però. Sì, ma è proprio questo che manca a noi. No, a noi manca il luogo dove i giovani possono andare a ballare il liscio. Perché non vanno nelle balere? Perché quella balera è rimasta con il concetto di 40 anni fa, della mia generazione che faceva ballare. Io vedo i ragazzi che adesso hanno bisogno di stare abbracciati. Lo sanno che devono fare qualcosa di quel tipo, ma se non lo devono fare in un contesto loro.
dobbiamo avere un dialogo musicale, proprio un modo di fare questa musica che sia world, che sia internazionale, magari con suoni etnici, un'identità musicale, come l'avevamo 50 anni fa, che era il nostro liscio con le orchestre che partivano e davano ognuno la propria identità. Adesso dobbiamo fare uguale, dobbiamo dare un suono e caratterizzare questo liscio, che non può essere solo valzer, polka e mazurka, deve essere world, ampio, etnico, e deve dare l'adito alle improvvisazioni, alla forza dei musicisti. Bisogna lavorare su questo. Che banalmente si parla di contaminazioni, e in alcuni eventi avete fatto contaminazioni con artisti del nord. Bravo. Penso a Ruggeri, ma anche del sud. Perché adesso c'è questa fase successiva? Extra liscio è una contaminazione. Adesso siamo più avanti. Adesso ci vengono a cercare il sottoscritto, vengono a cercare altri musicisti per ospitare, suonare con quello stile caratteristico folk nel genere, che è pop, che è cantautoriale, perché noi abbiamo una radice come è la radice di scuola napoletana, noi ce l'abbiamo romagnola, quindi il mio fraseggio, che è folklore, lo porto in quelle altre musiche. Io mi sento adesso importante, come un ragazzino che comincia a studiare e a scoprire la musica. Io sono in quella fase, non ho l'età del ragazzino, ma musicalmente ho quell'età lì. Quindi sono molto motivato su questo aspetto. Prima della sosta pubblicitaria, poi le sorprese della seconda parte, che sarà un po' più breve perché ci siamo dilungati in questa parte, torno dal sindaco Marco Banieri, perché quando apro i social, che sia Imola, Faenza, Ravenna, Cesena, ma posso guardare anche Milano-Napoli, se il sindaco o l'amministratore pubblico parla di musica, di spettacolo, di sport, sotto c'è sempre un leone da tastiera che dice: devi pensare a mettere a posto la strada, devi pensare all'economia che non funziona. È vero, com'è questa storia che la gente, con tutto il rispetto, non comprende che la musica è economia, la musica è benessere, lo sport è benessere, solidarietà, lo sport è economia. È uguale, è questa. Com'è riuscito? No, allora, è una questione sempre educativa. No, sicuramente è una questione educativa. Culturale. È anche vero che tendiamo a guardare quello che abbiamo vicino a noi, quindi è evidente che... sono le buche nelle strade. Esatto, è una dimensione di lungo periodo. Io, quando mi sono candidato la prima volta, ho detto cerchiamo di avere l'ambizione di avere uno sguardo di 10 anni, perché questo è, secondo me, la differenza nella prospettiva. Allora, noi venivamo da una città che era un po', io la definisco così, un pelo ferma, ecco, per dare una dimensione. Il COVID, posso dire io, si era bloccata totalmente, c'era stato di tutto. Però ecco, diciamo, il COVID, dopo è arrivato il COVID, Carnagia e 3 alluvioni che ci hanno messo veramente a dura prova, però ecco, quello che non abbiamo mai perso è la direzione un po' della bussola, cioè il cercare di guardare avanti per portare delle opportunità, perché se arrivano concerti, se arrivano eventi, noi abbiamo parlato un po' meno, ma se arrivano tutti gli eventi, anche più piccoli, minori, noi stiamo lavorando molto sulla polifunzionalità, ad esempio abbiamo anche un evento legato a tutto il tema dell'inclusione, ma in generale più ampio, perché poi l'obiettivo non è solo creare l'evento, ma è anche creare le condizioni per una quotidianità più equa e più condivisa, ad esempio il tema delle patenti speciali, piuttosto che altre iniziative eccetera nella città, che vogliono guardare a una prospettiva per far rimanere le persone. È ovvio che se pensiamo anche alle sfide che abbiamo avuto, penso al PNR, penso a tutti i contributi che ha messo in campo, per questo mandato, diciamo, andiamo oltre quelle che sono le aspettative, perché parliamo di oltre 250 milioni di investimenti in 5 anni, è un numero veramente importante. Però poi ci sono quei fondamentali che non cambiano: le strade, l'erba, la buca, il decoro, eccetera. E quelli sono una parte di quello che si può fare, perché lì c'è molta spesa ordinaria, il bilancio dei comuni è molto complesso, perché ce n'è una parte che è legata ai grandi interventi e poi c'è la parte del quotidiano. La parte del quotidiano nei comuni si riduce sempre di più, e quindi le criticità è, da un lato, saper cogliere le sfide, i bandi, le opportunità, e penso a tutti gli investimenti del turismo e della musica, che insieme portano, diciamo, un'ulteriore boccata di ossigeno, dall'altro, e generano anche una nuova quotidianità, e dall'altro poi c'è quello che è la quotidianità ordinaria, che va messa in campo e le sfide vanno date, ecco, perché poi alla fine, se vogliamo avere una città che sia veramente inclusiva, deve tener conto anche del decoro, dell'attenzione, e ad esempio la sfida grande che dicevamo prima con Moreno è quella del centro storico. Io voglio vincere quella sfida di riqualificare i centri storici naturali, perché io non ho il mare, ma ho delle altre opportunità e voglio lavorare su quelle. Quindi la cultura è sicuramente la chiave di lettura più importante che abbiamo, e quindi tenere bene le strade e la città è positiva. Ci fermiamo per poco più di un minuto, poi grandi sorprese con anche Moreno, che ci farà un assaggio del suo straordinario strumento, ma voglio tornare su questo festival dell'inclusività, quello che ha accennato il sindaco, e un passaggio sul Tour de France. A tra poco.
Nuove rotte, nuove tariffe. Vola con noi da Forlì verso Atene, Mykonos e tante altre destinazioni in Sardegna, Sicilia e Grecia. Scopri la nuova promozione Go to Summer. Più di 5.000 posti a soli 29,90€ tasse e bagaglio a mano inclusi. Prenota subito nella tua agenzia viaggi o su gotofly.it. Al caminetto di Milano Marittima, e le grandi sorprese sono veramente due: il clarinetto, è giusto il nome dello strumento, perché io ogni clarinetto in do di Moreno Conficconi, ma è venuto a trovarci anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Lo diciamo anche perché poi Michele ora fa una comparsata perché è passato qui al caminetto di Milano Marittima, ma la prossima settimana sarà ospite anche lì di una trasmissione, anche se mi ha detto che potrà rimanere poco, e quindi ho detto fermati anche stasera. Quindi ci fa piacere di parlare. Grazie di Ravenna. Doppia ospitalità. Doppia ospitalità. C'è Deborah Donati, che bagno avete inventato a Ravenna? Il più bel bagno del mondo insieme a Deborah, è il simbolo più bello anche del turismo romagnolo, che è per tutti e per tutte. Noi l'abbiamo sempre sostenuto perché, diciamo, da sempre si dice che la Romagna è la vacanza per tutti, intendendo per tutte le tasche, non so come dire, la vacanza per chi può spendere molti soldi e vuole tanti servizi, anche la vacanza per le famiglie più semplici e più umili, ma non era la vacanza per tutti inteso come il diritto anche di chi ha delle disabilità o comunque delle difficoltà a poter fare una vacanza. E invece grazie a Deborah, all'associazione Insieme a Te, ai tanti che hanno sostenuto, io dicevo con un euro o con un'ora del proprio tempo, questa bella iniziativa, la Romagna oggi è la spiaggia di tutti e di tutte. Però il Festival dell'Inclusività, ha detto Marco Panieri, che lo fa a Imola. Ma Imola è Romagna, diciamo. Ah, Imola è Romagna. Lui ha detto sempre... che è il trattino prima. No, Imola c'è la storia, diciamo, quindi Imola è Romagna, poi è dentro la città metropolitana di Bologna, ma culturalmente è Romagna. Però entro la fine dell'anno ci sarà un presidente della regione Emilia-Romagna. Ci sarà un nuovo presidente della regione Emilia-Romagna e io spero, diciamo, che sia romagnolo. Che sia romagnolo. Romagnolo vero, non so come dire. E Imola, sì. E Imola continua col suo trattino. Va bene, adesso. No, io penso che in questo gioco di squadra sia molto importante, anche perché devo dire che noi condividiamo anche tante opportunità. Penso anche alla sfida sul turismo, ma anche alla sfida sul Conami, sul consorzio territoriale, anche alla sfida come soci pubblici di ERA. Penso che anche questo sia un elemento importante per cercare di lavorare nella direzione di proprio di dialogare insieme. Ecco. Ma questo festival come funziona? Allora, noi sul tema dell'inclusività facciamo diverse iniziative. Intanto abbiamo, come tante città, penso anche Ravenna, molto attenta da questo punto di vista, un tavolo delle disabilità sulla quale condividiamo con le associazioni molte politiche da questo punto di vista. Montecatone è la sfida nella sfida, perché ci sono il 60% delle persone che arrivano nella struttura di Montecatone non sono del nostro territorio, quindi iniziano una nuova vita, una nuova ripartenza da questo punto di vista, e l'inclusività mette insieme due aspetti: quello dello sport per alcuni, perché si rimettono in gioco attraverso lo sport, attraverso alcune sfide, e anche molti campioni paralimpici ripartono da Imola. Pensiamo alla Porcellato, che si è allenata tante volte sul nostro territorio, anche qualche passaggio di Alex Zanardi nei tempi, però anche da questo punto di vista, insieme all'assessore Penazzi, lavoriamo sul tema dell'autodomo, quindi un autodomo senza barriere. Devo dire che in quella giornata che noi dedichiamo alla inclusività, lo facciamo tutto l'anno, però in particolare in quell'evento cerchiamo di valorizzare quello che sono appunto le persone al centro, per far sentire l'autodomo senza barriere, quindi di tutti, vivendo da un lato la guida, da un lato le esperienze e dall'altro anche tante altre attività, e proprio per valorizzare tutto questo. Deborah Donati, è vero che avete già chiesto al sindaco De Pascale di aumentare la spiaggia dei valori, altre richieste le avete già fatte?
No, al momento non abbiamo anche direi che comunque ci ha, insomma, ha dato abbastanza la spiaggia insieme a te. Io lo dico sempre, se non c'era comunque Michele. Però nella prima parte dicevi mancano ancora degli alloggi, approfittiamone. Sì, beh, insomma, quello, per me ci stiamo lavorando anche su quello, quindi... Non ci sono dubbi sul fatto che il progetto crescerà, che si creeranno altre opportunità. Poi, la dico così, credo che entrambi vogliamo che quel luogo diventi un hub che però coinvolge tutta la spiaggia della Romagna, perché quello è un luogo dove tutti e tutte possono fare il bagno, ma poi tutti i bagni, le spiagge della Romagna devono diventare luoghi accessibili, perché poi l'inclusione, loro hanno creato spazi per tutti dentro al loro stabilimento, ma poi anche negli altri stabilimenti si deve fare un passo in avanti, quindi speriamo che scatti anche un po' un'emulazione del loro progetto, che è positiva. Copiare in queste cose fa bene, non è sbagliato. Sindaco, Panieri è anche la città della musica ormai, Imola e musica. Ravenna cosa fa? Beh, adesso noi siamo la città del Ravenna Festival, quindi diciamo sulla musica abbiamo... Sì, però siete settoriali, Ravenna Festival. Beh, Ravenna Festival c'è tutto. E indaga tutto, anche diciamo... Sono anche tanti eventi in spiaggia. Anche il liscio, poi diciamo abbiamo Bici Sbriu in spiaggia, quindi anche di musica ce n'è tanta. Quindi non anche... vi passano davanti, non riesco a fare un po' di concorrenza. Ma non c'è competizione, perché, ripeto, il nostro è un sistema assolutamente integrato, che vive insieme e con Imola, ripeto, c'è una collaborazione storica. Poi noi siamo anche la spiaggia degli imolesi, perché... diciamo, fra la provincia di Ravenna è sicuramente la spiaggia degli imolesi. Più dell'80%, ecco, diciamo. Nella prima puntata di quest'anno del Salotto al Caminetto ho affrontato velocemente il Tour de France e mi ha fatto un commento straordinario Stefano Tura, il direttore della RAI dell'Emilia Romagna. Poi Cassani e successivamente la settimana scorsa Stefano Bonaccini hanno sottolineato come questo sia stato un evento irripetibile. E Bonaccini ha detto una cosa in più, è per questo che voglio trattare il tema del Tour de France anche con Marco Panieri, ha detto quello che ci ha avvantaggiato è stato quel mondiale che attraversava le colline imolesi e attraversava l'autodromo organizzato in 20 giorni, è stata la molla, il biglietto da visita che ci ha permesso di portare il Tour de France qua. Beh, diciamo che come sempre nelle tradizioni dell'Emilia Romagna, penso che sia Imola che Ravenna, ma in generale tutta la regione, sa sempre cogliere le sfide che gli vengono poste. C'è stato un momento, quello del Covid, veramente molto difficile, noi abbiamo dialogato, semplicemente ci siamo messi in gioco, abbiamo fatto una sfida che è non semplice, perché veramente fare in 15 giorni non solo asfaltare qualche strada, ma intervenire in maniera diretta a fare un mondiale, insomma è stato veramente molto bello. E poi è stato un simbolo di ripartenza. Oggi è il periodo delle Olimpiadi, ricordiamo che a quel mondiale anche Ganna ha avuto un risultato veramente incredibile, perché vinse la gara di cronometro e quindi un ulteriore elemento nelle eccellenze anche su quella gara lì. E poi quelle immagini che hanno valorizzato i tantissimi territori di confine, perché non era solo Imola ma era Riolo, Faenza e tutti i territori. Penso anche al sindaco di Faenza con la quale collaboriamo, ma anche altri sindaci. Il tema del territorio, questo trattino che si sposta, aiuta a ragionare anche nella dimensione territoriale. E lo sport, come l'inclusione e la musica, sono quei tre elementi che insieme alle eccellenze più forti e magari più radicate nel tempo, quindi la meccanica, la nostra industria, le eccellenze del cibo, insomma sono un veicolo fortissimo nel mondo, ecco, dove l'Italia va forte e può competere perché ha queste eccellenze nel cuore, e l'Emilia Romagna è il cuore. L'effetto turismo ci sarà anche nei prossimi mesi grazie al Tour de France? Sicuramente anche nei prossimi anni. Io dicevo prima, noi abbiamo voluto legare molto vicino anche la sfida del Giro d'Italia Woman, perché ci tenevamo molto anche il tema dell'empowerment femminile, è un tema che stiamo lavorando molto, come il tema della sostenibilità, perché a tutti i temi che abbiamo toccato oggi, e anche qui ci colleghiamo spesso anche con Ravenna, il tema dell'energia, il tema della sostenibilità, il tema della mobilità, sono tutti temi importanti, e la cartolina del Tour de France è una bella occasione. Ecco, poi diciamo che il Tour de France è molto veloce nel passare, nell'attraversare i nostri territori, però quella sfida veramente unica, a partire da Firenze e poi dopo arrivare insomma in fondo attraversando la nostra regione, è stata secondo me molto importante. Ecco, proprio come quel mondiale, devo dire che sono immagini indelebili, ecco, se noi andiamo indietro tutti si ricordano di quel mondiale, quelle immagini delle colline con le biciclette che sparivano tra
le nuvole e i colori veramente molto belli della nostra terra. Faccio una provocazione aggiuntiva con Moreno, perché la nostra regione, l'Emilia Romagna, ha puntato su tante valley, no? La Food Valley, la Motor Valley, la Wellness Valley, la Sport Valley. Specialmente la Sport Valley è un termine che utilizza spesso la regione Emilia Romagna per promuovere, ha legato molto in questi ultimi anni il turismo allo sport. E se facciamo anche la Music Valley, considerando la patria del liscio, considerando anche i grandissimi artisti che prima citavamo, Cremonini, Vasco Rossi, per non dire Dalla, Guccini, sono tutti di questa terra. Noi abbiamo avuto il microfono, Moreno. Noi abbiamo avuto un grandissimo sostegno in questi anni dalla regione, dalle istituzioni. L'obiettivo è quello di arrivare a raggiungere patrimonio dell'UNESCO, come speriamo tutti, e questa è una cosa che già mi affascina, che mi hai detto. C'è anche il Ravenna Festival, sì, c'è Ravenna Festival. Maestro Muti che ha compiuto gli anni. Settembre alla Alighieri. Assolutamente. Quindi faremo una cosa molto bella, anticipiamo, vedi, una cosa che non dovevo dire forse, però lo stesso. Ma l'ho detto. bene, me l'ha detto lui che è Alighieri fine settembre, a Imola non sappiamo. Noi ci siamo legati anche a Dante. ma comunque sì, questo è veramente un messaggio. Noi abbiamo la Notte del Liscio che è arrivata, mi sembra, alla non edizione, quindi sostenuta tutti gli anni da è partita con Goran Bregovic, è partita con un grande messaggio, è continuata con un grandissimo ulteriore messaggio. Quest'anno aspettiamo di verificare le ultime cose, ma dovremo fare anche quest'anno questa edizione a metà settembre. Quindi speriamo che ci sia questa voglia, ma credo di sì, perché è troppo importante. C'è assolutamente, la tutela delle nostre tradizioni è fondamentale, diciamo. Solo chi ha un'identità può programmare e pensare al futuro, quindi la nostra identità va valorizzata, va portata avanti, va tramandata alle nuove generazioni e poi va messa in dialogo con la contemporaneità, perché poi il bello è far dialogare la nostra storia, le nostre tradizioni con altre culture, con altri generi musicali, contaminarsi, essere aperti, non essere... L'identità non è chiusura, non è arroccarsi sul proprio passato, è innovare, sperimentare, però sapendo chi sei, e noi sappiamo bene chi siamo, no? Io prima mi sono permesso di dire che siamo già nel passo che è avanti alla contaminazione. Siamo in un momento dove dobbiamo raccontarla nella maniera nuova. Siamo già a questo passo, sicuramente. Le domande difficili a Michele De Pascale le farò la prossima settimana, quindi vi invito già a vedere se salto al caminetto. Ne ho un paio difficili, perché abbiamo letto i giornali in questi giorni, bugie contro bugie, dichiarazioni contro dichiarazioni, non so più chi dice la verità. Cercheremo una verità. Una domanda la faccio però, adesso: quanto è difficile fare due cose in una volta, cioè il sindaco di Ravenna e viaggiare per la regione per incontrare i cittadini, le persone, gli elettori, ma anche per conoscere le realtà regionali? È difficile, ma diciamo, tutti hanno detto in agosto ci si ferma, noi romagnoli siamo abituati in agosto a lavorare il doppio, quindi diciamo rispetto al resto della regione abbiamo un grande vantaggio, perché quando di solito gli altri si fermano noi acceleriamo e quindi lavoreremo il doppio, faremo il doppio, saremo presenti sia in città che in tutta la regione, anche raccontando le cose importanti che abbiamo fatto in Romagna in questi anni e che possono essere utili agli altri, e poi anche con l'umiltà di conoscere invece una parte della regione che ovviamente conosco meno, e quindi è ovvio che dovrò girare molto anche in Emilia, ma la mattina si va in comune, il pomeriggio si va in giro per la regione. C'è voglia anche di cambiare, di dare qualcosa di diverso dal mandato precedente? Allora, gli emiliano-romagnoli sanno che non c'è un luogo migliore per vivere in Italia, quindi c'è un orgoglio che non è un orgoglio di sinistra o di destra, è un orgoglio di tutti. Credo che nessun emiliano romagnolo ambisca di vivere fuori dall'Emilia Romagna, di farsi curare fuori dall'Emilia Romagna. Detto questo, i problemi ci sono anche in Emilia Romagna e chi si candida a governarla deve dimostrare di conoscerli e di avere delle soluzioni per risolvere. Quindi queste due cose vanno tenute insieme. L'orgoglio di appartenere a questa terra, che è molto forte, non in Michele De Pascale, ma
nei cittadini emiliano-romagnoli, ma puoi dimostrare alle persone che conosci i problemi e che hai delle idee per risolverli. Queste sono le cose che terremo insieme nei prossimi mesi e spero anche nel lavoro dei prossimi anni. Grazie a Michele De Pascale che sarà con noi la prossima settimana per 15-20 minuti nella prima parte del prossimo Salotto al Caminetto, e chiederemo qualche tema naturalmente un po' più tosto che riguarda il territorio romagnolo e Ravenna. Prima di concludere, Deborah, sei pronta per ballare? No, non vuoi proprio ballare? No. Ma c'è una canzone preferita che suggeriresti al maestro Conficconi? No, la lascio a lui questa scelta. Lascio lui. Sì. Ma tu segui più volentieri il liscio, il rock, il jazz? Ma un po' tutto. L'extra liscio, insomma. Sì. Ti piace? Sì. Sei appassionata anche di Sanremo? Sì. Ti favi per Moreno? Sì, tipo per tutti io. Molto diplomatica, molto diplomatica, non può dire una parola in più. No, sempre. Allora, concluderemo con Moreno e suo strumento, ma volevo un'ultima domanda anche a Marco Panieri. Non ci ha accennato del programma vero di Imola in Musica, però ci ha detto tante cose, no? E Imola vuole crescere anche dal punto di vista turistico, non solo imprenditoriale, perché le imprese di Imola sono forti e ben radicate. Beh, allora intanto il tema della recettività alberghiera è una sfida che noi abbiamo come tante altre comunità e dialoghiamo con gli altri territori. Questo è un tema sulla quale dobbiamo ancora lavorare. Poi edizioni come Imola in Musica, l'altro evento che arriva con l'autunno, di solito è il Baccanale, che piace molto visto che qui siamo al Salotto al Caminetto, è il tema della cucina. E quindi quest'anno abbiamo scelto un filo d'olio e quindi il tema dell'olio, perché siamo entrati come città non solo in città motori ma anche in città dell'olio, perché stanno nascendo veramente tantissime olivicolture sul territorio, è un'ulteriore sfida nella sfida, e ospiteremo proprio quest'anno a ottobre l'Assemblea Nazionale dell'Olio, Città dell'Olio, e quindi sarà l'occasione anche di vivere anche questo olioturismo, che è un'ulteriore sfida. Però il tema turistico insieme a quello industriale, insieme a quello dell'automotive e della Motor Valley, rappresenta un trade union che, come diceva anche prima Michele, insomma è una bellissima palestra per le nostre città, per farle continuare a crescere, però farle crescere insieme per tutti. Guardo Michele De Pascale, ma chiedo a Marco Panieri, la Motor Valley è in Emilia o in Romagna? È lungo la via Emilia. Ah, ma questa sera siete tutti diplomatici. Io sostengo, poi magari qualcuno prima o poi mi dirà il contrario, che la vera Motor Valley arriva fino a Misano, non è solo Modena, Maranello, perché Imola è straordinaria. Assolutamente. Siamo d'accordo? D'accordissimo. Convinciamo i modenesi, perché poi il festival della Motor Valley fanno sempre a Modena, io lo allungherei fino a Misano. Sono d'accordo. Lungo la via Emilia, così diamo ragione a Marco Panieri. Grazie, abbiamo anche scherzato questa sera, siamo in chiusura, chiedo al maestro Conficconi di concludere allora, con quello che vuole. Guarda, faccio una cosa, siccome abbiamo parlato di questo percorso nuovo che può fare il liscio è rigidità di lettura, di partiture. Adesso è ora di liberare queste note e renderle accessibili un po' a tutti, anche alle nuove generazioni. Adesso faccio una Romagna mia di come potrebbe essere intesa con una libertà di note. Che volano. Ringraziamo anche Panieri che tiene anche il microfono. Il maestro Moreno Conficconi. Ah no, complimenti. Buona serata a tutti.
Nuove rotte, nuove tariffe. Vola con noi da Forlì verso Atene, Mykonos e tante altre destinazioni in Sardegna, Sicilia e Grecia. Scopri la nuova promozione Go to Summer. Più di 5.000 posti a soli 29,90€ tasse e bagaglio a mano inclusi. Prenota subito nella tua agenzia viaggi o su gotofly.it.